camminata del mattino, il sabato mattino, fa frescolino anche, Leo è lì là. Si è appena svegliata, sembra una senza tetto. Sono 2 anni che viviamo qui e mi ci siamo appena accorti che c'è un sentiero che non sapevamo. Ok. Questo è un passaggio nuovo che non avevo mai fatto. Bello, vedi? Dopo 2 anni abbiamo scoperto una cosa nuova. Se capitare qua sia abbastanza noioso avere tutti quanti che passano avanti e indietro. No, I don't have. Ovviamente non sono quelli dolci che pensavo. Quindi abbiamo trovato un altro incrocio dritto, giù qui scale. Dietro di me c'è un altro passaggio fighissimo. Non pensavo, non sapevo che esistesse questo passaggio segreto. Abbiamo trovato uno scorciatoio che taglia in mezzo a tutto. Sono qui con Emilia ora. Stavo dicendo a Emilia, quando era piccolina, when you were little, I was doing it that, like that. Secco. I was doing like this. Like this. 1, 2, 3, go. Ciao. Oh, God. I'm 45, say Daddy. Daddy. Ah. Ah. 40. 40. 40. 40. 5. Ogni daddy. 6. 6. Vacuum. 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 No. Daddy, 6. Vacuum. Grazie. Ciao. Do the coffee thing. Ciao. Ciao. And come stai? Gelato. Sì. Oggi giornata dedicata a un video. Sto andando a fare un video per un evento, per un carissimo amico che è stato sul mio canale forse 2 anni fa. Lui è Emanuele, è italiano, ha un'azienda di catering qui in Los Angeles, sta crescendo velocissimamente, mi ha chiesto se posso fare un video. Sono troppo contento perché comunque a me piace fare sta cosa. Speriamo di riuscire a fare un bel video. Però prima di fare questa cosa voglio portare, ho comprato questa Glide Cam Glad Gear, praticamente è la vest, la pettorina col braccio largo dove appoggi la gimbal, ma non mi fa impazzire, non è una cosa, non è, mi piace, quindi lo riportiamo, lo rispediamo ad Amazon, serve un altro modello. Se questo andasse bene, ma purtroppo non è quello che desideravo. Non mi gusta, qualcosa che non quadra. Porca paletta, questo sole, dove cavolo sei? Siamo già a maggio, guarda qua, 4 giorni che è così. Andiamo! Quindi Steadicam l'ho spinta indietro. Mi faceva impazzire. Non c'è bisogno di quello col il cavetto. Sono pompa perché mi piace fare queste cose, vedi? Ho bisogno di trovare più business. Oh, sto ingaggiando un'agenzia agenzia per trovare più business. Pompiamo. Poi ho due freelance videomakers tutto in gamba.
e mi vogliono dare una mano, sono disponibili per aiutarmi. Il drone l'abbiamo coperto, comunque il sottoscritto farà il drone. Una specie di team freelance può aiutarmi in qualsiasi situazione. Spariamo sta cosa, ragazzi, spariamo, bam bam. Oggi forse poi ce la venderò al pronta. Speriamo che la venderò sia pronta e funzioni, perché sennò no. Quindi venderò, forse non ce la farò andare a prendere oggi, ma andrò domani, la rimettiamo sul futuro, quindi disponibile, e poi vediamo se c'è un po' di richiesta per questo fine settimana, anche se il tempo un po' fa cacare. Andiamo. Questo c'è, check, c'è tutto. Ok, ho preso tutto e andiamo. Let's go. Siamo arrivati qua alla, alla location, e questo praticamente è praticamente dove uno si allena per diventare un giocatore di golf professionale, come il signorino qua. Lui è Emanuele, l'avete visto tanto tempo fa. Ciao, come stai? Tutto a posto? Sei emozionato? Sì, sì, quando sto con te mi emoziono sempre. Quindi Emanuele, adesso vi racconto la storia di Emanuele. Intanto ciao caro. Sì, vediamo, finirò quando andiamo a mangiare, perché... Ah, lui è il creatore di questa bellissima azienda, ed è fantastico quello che sta creando, quello che ha creato finora. Grateful. Qua. Poi vi metto il link, link sotto del suo sito, è fantastico. E praticamente organizza eventi, catering, cibo, vino, tutto fai te. Tutto. Tutto. Arrivato da Roma, dalla bellissima magica Roma, 4 anni fa. Sì, 4 anni e mezzo. Mannaggia, 4 anni e mezzo fa. Di conto. Oh, mamma. Mi hai conosciuto, sei stato uno dei primi che ho conosciuto. Io sono stato il primo che abbiamo parlato italiano, che ti ha aiutato a parlare. No, tu dicevo le cose in italiano e tu le traducivi in inglese. Finora, poi c'è stato il suo uomo, best man alle tue nozze. Sì. Tu è sposato. Una ragazza fantastica, ha un figlio carinissimo. Appena arrivato qua ha detto... Era incinta di 4 mesi. È vero. Quindi sua moglie Olga, che è russa, moscovita doc, lavoro e basta. Ha fatto un sacco di eventi per Ferrari, giusto? Per un sacco di aziende, Sony Pictures, Ferrari, Aston Martin, Cavalli, Armani, Mark Wahlberg, Halliburri, Paris Hilton. Non mi ha mai chiamato per fare un video perché... Perché me l'ha sempre in buca. Però stavolta siamo riusciti, quindi far vedere a Emanuele il potenziale. Siamo qua, andiamo a mangiare un boccone, poi ci sentiamo dopo e ciao. Ciao. Oggi è il suo compleanno addirittura. Ah, 37 anni. 36 io. Aspetta, buono. Mi ha messo uno più. No, 36 anni, abbiamo 9 anni di differenza. Te del 74? 73. 73, allora ce ne abbiamo 10 di differenza. Ma non ancora, tra un mese. L'età di mia moglie. Tua moglie 83? 4. 84, addirittura più piccola. Più piccola. Ma l'ho trovata giovane. Sto bene. Andiamo, mangiare. Tanti auguri. Ciao. Grazie.